il suono dei tamburi che accompagna le danze rituali a far da colonna sonora alla Granada Dakar. Una colonna sonora che si miscela in maniera inquietante con il rumore di auto, camion e moto impegnate allo stremo, sotto la guida di uomini tenaci e coraggiosi. Una colonna sonora degna del paesaggio che avanza, pregno di tanti colori. Il rosso dei tramonti infuocati, il blu di un cielo non avvezzo a compromessi, il giallo, il beige, il bianco, il marrone, nelle loro mille varianti, fanno della distesa immensa di sabbia uno spettacolo da togliere il fiato. E poi i fiori che miracolosamente combattono la loro battaglia per vivere, il verde abbagliante delle oasi, e poi il mare nelle sue incredibili sfumature. Siamo entrati in un buco, la macchina si è girata e si è messa sul fianco. Quanti colori diversi che troviamo riprodotti con perizia nei filati della Giletti S.p.A. 100 colori, 100 proposte della Giletti S.p.A. che, pur avendo un alto contenuto tecnologico, hanno volutamente mantenuto questo attaccamento alla terra e la ripropongono nella sua veste migliore. Tanti colori, tanti filati che ritroviamo trasformati in indumenti per rendere l'uomo più complice del suo habitat. Giletti S.p.A. e Granada Dakar. Un'esplosione di colore. Ha 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 ha
Je suis très, très content. Tu filmes toute la journée comme ça? Et beaucoup. Je fais des films, mais seulement quand il n'y a pas de jump, tu sais. Ouais. Ciao a tutti, stiamo viaggiando alla modica velocità di 60 km all'ora sulle pietre, siamo intorno alla quindicesima macchina e stiamo andando da Tijica a Nioro verso il passo di Nega e come vedete il pilota guida in souplesse e ha il tempo di fare la telecronica. Siamo molto carichi perché questa mattina fatta il pieno di 400 litri, quanto la speciale è molto lunga e sabbiosa, le macchine hanno un consumo esagerato. Siamo arrivati sedicesimi assoluti, la tappa è andata molto bene, non abbiamo mai bucato e questo ieri soprattutto ha fatto molto la differenza. E la tappa di ieri è stata molto dura, molto tecnica e le vetture hanno sofferto molto a livello di sospensioni, di pneumatici.
pneumatici e anche di motore, quindi penso che vada abbastanza bene. Dimmi un po' come andate questi giorni, perché avete avuto tante storie, no? Sì, abbiamo avuto un sacco di problemi nella tappa che arrivava a Tishit, perché abbiamo rotto un semiasse del ponte anteriore, quindi abbiamo dovuto fare praticamente la parte più difficile della prova che arrivava a Tishit, cioè quella sulle dune, solamente con due ruote motrici. Comunque siamo riusciti a uscire da questa tappa molto bene, nonostante il problema. Abbiamo messo una pressione giusta, 0,5 nei pneumatici, e siamo riusciti a uscire facendo tutto del fuoripista senza prendere delle penalità, e siamo riusciti a restare sempre nella 14ª posizione. Devo dire che la nostra posizione in generale è rimasta immutata. E c'è un piccolo giallo finale, perché dietro di noi c'è una macchina a 12 minuti che sicuramente domani farà di tutto per riacchiapparci, per guadagnare questo gap sulla spiaggia dell'oceano, e noi dovremmo avere i nervi saldi e viaggiare come se tutto ciò non avvenisse, essere tranquilli, e poi gli altri fanno il loro si creano da soli i loro problemi quando vanno troppo forte. Dobbiamo cercare di finire questa corsa 14esimi, lo spero vivamente. Success.